Buonasera a tutti ragazzi, bentrovati. In questo nuovo video vi voglio parlare di una delle mie esche preferite, le piumette. Le piumette sono delle esche che ci costruiamo da soli, si possono trovare anche già belle fatte, ma una piumetta ben costruita con le nostre accortezze, oltre sul piano della soddisfazione personale, come ho detto anche negli altri video, di poter insidiare una specie con un'esca che ci siamo costruiti noi, è anche molto più funzionale. Allora, le piume ci sono di, almeno le piume così scure sono di tre tipi diversi. Questa che vi andrò a far vedere questa sera è quella più semplice, la piuma rigida, praticamente viene costruita direttamente sul lamo. Poi c'è la piuma fatta con il tubolare e alla fine, diciamo quella più complessa di tutti, è la piuma snodata. Però vedremo dei video successivi. Le piume sono delle esche veramente eccezionali per attrarre quelle che sono tutte le prede che sono solite stanziare in superficie, come ad esempio palamidi, maccarelli, lampughe, aguglie, tombarelli, e sono veramente, veramente efficaci. Ogni specie predilige una colorazione diversa. Ad esempio la piuma deve essere viola e nera o blu e nera, blu e viola, l'alternanza di questi colori, mentre ad esempio per i serra la piuma deve essere gialla e rossa. Queste specie sono maggiormente attratti da questo genere di colori, mentre per quanto riguarda palamidi, tombarelli, maccarelli, il colore che andremo a prediligere è il bianco. Ora, per costruire la nostra piuma, da dove iniziamo? Innanzitutto l'amo. L'amo deve essere robusto, a vostra discrezione, in base a quelle che sono le taglie solide che stanno nei vostri litorali, però sappiate che non è rarissimo che su una piumetta ci vada a mangiare anche una leccia da 15 kg. Quindi capita, capita. Stai a Maccarelli e ti trovi magari una lampuga da 5-6 kg attaccata dietro, con un po' di fortuna, però la fortuna bisogna aiutarla. Se abbiamo un ametto sottile, la vedo difficile. Comunque, detto questo, quindi amo di generose dimensioni, questo è un 2-0, e dove andremo a costruire la nostra piuma. Poi di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di questi strass, di questi, come li possiamo definire, lapislazzuli. Questi filamenti sono costruiti ad hoc per la costruzione di artificiali e sono facilmente reperibili in qualsiasi negozio. Ci sono di moltissimi colori: rossi, blu, argentati, ci sono di tanti colori. E che cosa bisogna fare? Bisogna prendere questi perché possiamo ripiegare anche sul filo della immerceria, sui fili colorati in merceria. Ce ne sono tantissimi e di diversi colori. Sono ugualmente efficaci, però questi fili hanno un problema. Hanno all'interno un filamento che serve per tenerli rigidi, per poterli cucire. Quindi noi che cosa bisogna fare? Ad ogni ispezione che andiamo a recidere, prima bisogna togliere questa specie di filo rigido che c'è all'interno. Eccolo qua. Ok, bisogna tirare e bisogna toglierlo. Una volta tolto, basta farlo scorrere comunque. Dopodiché bisogna recidere però pezzo per pezzo. Capite da soli che diventa un lavoro molto macchinoso, anche se l'effetto è veramente bello. Comunque, possiamo mettere 5-6 filamenti di questi uniti con i filamenti d'artificiale. La cosa importantissima è che togliamo questo filo all'interno. Vado a staccare il pezzo che mi serve. Eccolo qua. Non so se riuscite a vederlo bene. Eccolo qua. Questo è tutto il filo che sta all'interno. E questo non fa muovere bene la nostra piuma. La piuma deve essere morbida. Dopo di questo, di che cosa abbiamo bisogno? Delle piume. Direi che sia più che scontata. Ora, le piume esistono di varia fascia. Ci sono le piume di altissimo livello che troviamo solitamente in negozi specializzati per la costruzione di mosche. Ad esempio questo è quello che rimane
ormai ce l'ho da forse da 4-5 anni, di un collo di marabù. Queste piume sono morbidissime, sono spettacolari, sono perfette per la costruzione. Hanno solo un piccolissimo problema, che costano tantissimo. Un collo di marabù di alto livello può arrivare a costare anche 130-140 euro. Quindi, ragazzi, per iniziare non va bene. Allora, ripieghiamo su quelle che sono delle piume commerciali. Eccole qua, si trovano comodamente in buste, ci sono di vari colori, blu, rosse, ce ne sono verdi, gialle, arancioni, ce ne sono veramente tantissime. Ecco, nere. Qual è il discorso? È che queste qui sono piume di collo di gallo, queste sono piume di marabù. Poi abbiamo un altro tipo di piume, che sono queste qua, sono delle piume morbidissime. Sinceramente non so nemmeno a che specie appartengono, però per la costruzione sono veramente spettacolari e hanno un costo anche, diciamo, piuttosto abbordabile. La differenza qual è? 5 euro, 140 euro. Quindi per iniziare cominciamo con queste. Sono più rigide, hanno una colorazione artificiale, però vanno benissimo lo stesso, quantomeno per iniziare. Adesso ragazzi, andiamo a vedere bene nel dettaglio come costruire la nostra piuma. Ragazzi, per la nostra costruzione ci sono degli strumenti molto importanti. Prima di tutto ci serve una pinza per costruzioni. La pinza per costruzione, diciamo un modello base molto semplice, va dalle 25 alle 30 euro, ma ha 1000 utilizzi ed è una cosa che bisogna avere per costruire tutti i nostri artificiali di qualsiasi forma e genere. In questo caso è assolutamente indispensabile. Un'altra cosa di cui abbiamo bisogno, semplicissimo, un semplice guidafilo. Non abbiamo bisogno del guidafilo a frizione, va più che bene il modello a scorrimento non frizionato, serve solo per tenere il filo in tensione. Allora, iniziamo la costruzione. Fondamentale è l'amo. Mettiamo un amo robusto di generose dimensioni. Questo perché? Perché quando trainiamo le nostre piume non è scontato che ci sia qualche sorpresa. Capita di avere all'amo lampughe veramente importanti, come può capitare addirittura qualche lecce amia. E poi sono guai. La fortuna è cieca, però cerchiamo di aiutarla perché se mettiamo un ametto piccolino fa una finaccia. Adesso iniziamo, andiamo a serrare il nostro amo con la nostra pinza, bello stretto, e iniziamo la costruzione. Allora, prima di tutto, prendiamo il nostro filo e andiamo a fare due nodi semplici. Questi serviranno solo ed esclusivamente per fissare il nostro sistema per legare la piuma. Facciamo fare qualche giro, ok? Dopodiché facciamo un altro nodo di serraggio. Questo perché? Per evitare che il nostro complesso vada a ruotare e a slittare sull'amo. Adesso andiamo a recidere subito la parte in eccesso. Ora facciamo una piumettina rossa, rossa e gialla, vai, piumetta serra. Allora, prendiamo le nostre piume e cerchiamone una. Eccola qua. Una. Eccola qua. No, questa no, questa no. Cerchiamo di scegliere piume che hanno più o meno la stessa curvatura. Eccola qua, perfetta. Ok. Che bisogna fare? Probabilmente siamo andati a staccare tutta la piuma, ma noi ne abbiamo bisogno di tutta, ne abbiamo bisogno di un pezzetto. Tagliamo sempre naturalmente la parte della coda della piuma, quindi andiamo a recidere la parte sottostante. Eccola qua. Perfetto, questa è una. Ecco l'altra, della stessa identica lunghezza, e due. Ok,
Adesso andiamo a prendere qualche filamento di questi colorati, ne servono 4-5, pochi, ragazzi, non bisogna mettere troppi fronzoli, deve essere il più sottile possibile. La nostra piuma deve andare a imitare un cefaletto, un piccolo pesce. Di conseguenza è molto importante che sia più sinuosa possibile. Un mucchio di piume sono solo controproducenti. Due piume di un tipo, due piume di un altro, lapislazzo, scegliamo il colore, possiamo mischiarli. In questo caso li prendiamo tutti argentati. Eccolo qua. Quando li andiamo a recidere, approssimiamo sempre per eccesso, in modo che possiamo accorciarli poi in base al nostro gradimento, però non andiamo troppo precisi, altrimenti rischiamo che diventano più corti delle piume. Questi e le piume devono essere messi alla stessa identica lunghezza. Lo andiamo a appoggiare sul dorso del nostro amo e iniziamo a fare qualche giro per il fissaggio. Eccolo qua. Perfetto. Una volta fatto questo, andiamo a chiudere con un nodo. Ogni componente che aggiungiamo deve essere serrato da un nodo, uno o due nodi, in modo che ogni parte vada a fare bene presa sul dorso dell'amo e la piuma sia il più resistente possibile. In questo caso io personalmente non uso colle. Adesso andiamo avanti. Stesso identico discorso, prendiamo le due piumette, le sovrapponiamo, le andiamo ad adagiare sul dorso del nostro amo e non facciamo altro che andare a ruotare il filo per rilegarle. E facciamo questa rilegatura. Qualche giro, una decina di giri più o meno, e poi andiamo a fare, come abbiamo già detto, i nodi di serraggio. Adesso lasciamo tutto così, poi con le forbici andiamo a recidere ciò che non ci piace, ciò che è in eccesso, e gli diamo una forma migliore. Ora, semplicissimo, andiamo avanti con il penultimo componente, cioè le piumette queste gialle. Allora, le piume queste gialle, il nostro pompon, è diverso. Hanno un centrale molto molto meno pronunciato rispetto alle altre piume. Non so come si chiama in italiano tecnicamente, l'ossatura centrale della piuma. Ed essendo meno pronunciata, è anche molto più morbida. Ed essendo più morbida, è meglio. Ora, che facciamo? Andiamo a tagliare, ok? E andiamo a separare tutti i vari componenti della piuma, i vari filamenti della piuma. Eccola qua, perfetta. Andiamo un bel ciuffetto, forse anche eccessivo, lo riduciamo ancora, così è più che sufficiente. Un altro. Poi man mano che appoggiamo ci rendiamo conto, in base agli altri componenti che abbiamo messo, se siamo in difetto o se siamo in eccesso. Appoggiandolo facciamo una sorta di prova. Eccolo qua. Prendiamo il nostro mazzetto e lo andiamo a rilegare. Stessa procedura. Giriamo. Eccolo qua. Ecco qua. Allora, adesso con l'aiuto delle forbici andiamo a portare il tutto della stessa lunghezza. Non tagliamo le piume, tagliamo soltanto i filamenti dietro. Eccoli, perfetto. Ragazzi, la nostra piumetta
e la parte posteriore è completata. Che facciamo? Facciamo qualche altro giro di rinforzo. Quando abbiamo concluso tutta la piuma, non ci atteniamo più a 5, 6 giri e 3 nodi. Cerchiamo di fare ulteriori giri per dare più resistenza a tutto il complesso frescante, l'artificiale stesso. Quindi facciamo un'altra serie di giri nell'ordine della decina, e poi chiudiamo con altri 2-3 nodi di serraggio. In questo sistema evitiamo di usare colle. Perché non uso la colla? Non uso la colla perché, ragazzi, per quanto stai attento, per quanto sei preciso, per quanto vuoi, tende sempre ad impiastrare e andare ad incollare ciò che non vogliamo. Ad esempio, la prima parte qua della piuma, proprio a ridosso dei fili. E, incollando questa parte gli dà una sorta di rigidità, che poi, una volta messo in acqua, non lavora più bene come dovrebbe. Adesso facciamo altri due nodi, tanto è un divertimento. Ok, così la nostra piumetta è completata nella parte posteriore. Adesso che bisogna andare a fare? Bisogna andare a fare una cosa leggermente più complessa, che è la testa della piuma. Ok? E vi farò vedere come funziona. Magari userò una piuma con un contrasto diverso, in modo da potervi far capire bene com'è fatta. E quello è il nostro ultimo passaggio. Questa piuma è la più semplice di tutti. Per iniziare, impariamo a costruire queste. Sono ottime, sono molto attraenti e soprattutto sono molto efficaci nella pesca. Adesso, ragazzi, un altro nodo. Meglio abbondare che peccare. Stacchiamo il nostro filo e andiamo a vedere come si costruisce la testa della piuma. Allora, una volta individuata una piuma che fa il caso nostro, che cosa facciamo? Andiamo a tirare tutta la parte sinistra della piuma, diciamo dal dorso. La parte destra devono rimanere tutti i filamenti, mentre la parte sinistra andiamo a togliere. Sempre per poterli sfilare correttamente, si procede sempre dall'alto verso il basso. È un lavoro che richiede un minimo di delicatezza, ma è molto semplice, vengono via molto bene tutte le piume. Eccolo qua. Perfetto. Una volta arrivati all'apice, decidiamo l'ultimo pezzettino. Eccolo qua. Fatto questo, non bisogna far altro che prendere la nostra piuma e adagiarla sempre sul dorso del nostro amo e fare qualche giro di filo per fissarla. Fatto ciò, la prendiamo e la facciamo ruoteare su se stessa, così, in questo modo. Fatto questo, non facciamo altro che prendere il nostro filo e andare a fissare definitivamente quella che sarà la nostra testolina. Facciamo i soliti 2 nodi di serraggio. Ecco qua. Andiamo a recidere il filo. Tagliamo tutte le parti che non ci piacciono. Questa parte, che adesso appare pomposa e che stona, no? Quasi con il resto della piuma, in acqua andrà a assorbire un effetto veramente importante, perché che fa? Tende ad andare indietro, le piume tendono a stringersi e assumerà la forma di un piccolo ricompiamento morbidissimo che durante la fase di draina, o di recupero con la bombarda, perché qui sono ottime pure per recuperare con la bombarda, per chi piace il genere. Si gonfierà e si sgonfierà in base alla nostra trazione o rallentamenti. E è un effetto veramente importante. Adesso ve lo farò vedere in acqua, ci provo almeno.
e vediamo come viene. Ragazzi, ecco come appare la nostra piuma. Ecco qua. Come vedete, la costruzione è semplicissima, piuma rigida perché è costruita direttamente sul lamo. La lunghezza della piuma di riferimento è un dito, sono circa 6 centimetri. La parte importantissima è la creazione della testa, è leggermente più complessa, però fa veramente la differenza. Allora andiamo a vedere come si muove in acqua. Vedete quanto è sinuoso il movimento? E soprattutto guardate bene il movimento della testa. Vedete? Incolosisce pure i gamberi. Ecco Allora ragazzi, abbiamo visto come si costruisce la nostra piuma, abbiamo visto come si comporta in acqua. Certo, la nostra è solo una fase didattica perché provarla in un acquario non è come provarla a mare, però ho visto che rende bene l'idea sulla sua sinuosità, sui suoi movimenti e spiega abbastanza bene la sua funzione. La piuma la possiamo utilizzare quindi, ricapitolando, a traina, dove deve essere condotta ad una velocità di 2 nodi, 2 nodi e mezzo massimo, e possibilmente anticipata da un aeroplanino, qualcosa che smuova un po' l'acqua. La possiamo utilizzare per la pesca con il kayak, per la pesca con il kayak che trova il suo massimo sviluppo, e penso che sia la perfezione assoluta. È utilizzabile anche da chi usa la pesca con il barchino divergente, e alternare nara glu con una piumetta fa veramente la differenza. 1-1-1-1. Un'altra tecnica molto efficace per la quale la piumetta fa veramente la differenza è la pesca con la bombarda. Nella pesca con la bombarda è veramente veramente efficace, soprattutto se ci mettiamo un coreano. Cioè inneschiamo un coreano sul nostro amo, piumetta, cavettino d'acciaio da 4-5 cm e un bracciolo, distanza fra bombarda e complesso pescante non superiore al metro, 80 cm, 70 cm, questo per agevolarci nella fase di lancio e per non stressare troppo l'esca. Provatela pure con la bombarda perché ragazzi è veramente, se ci sta un Serra, questa col coreano, il Serra è vostro, se riuscite a tirarlo fuori, perché il Serra non è facile da tirare fuori. Va bene ragazzi, è stato un piacere, spero che il video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo.